Un ciao da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, una puntata, devo dire, eccezionale, perché con noi abbiamo Stefani e voglio ringraziare prima di tutti Maurizio Chiesura che ci ha messo in contatto finalmente. Ciao Stefani! Ciao, ciao a tutti! Allora, come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. Diciamo che questo appuntamento è stato molto sospirato, perché hai chiamato mezzo mondo per rintracciarmi. Vero? Guarda, quando mi metto in testa una cosa, non mollo mai, Ecco, sono tutta orecchi, ti ascolto. Ma che ti devo dire allora, Stefani? Io vorrei conoscere un po' la tua storia, anche se qualcosa sappiamo, però te sei... una donna incredibile che ancora oggi sei attiva. Raccontaci un pochino di te, ecco, come hai iniziato nel mondo dello spettacolo. Torniamo un po' indietro nel tempo. Ok, allora, guarda, tanto vale che ti racconto tutto. E, torniamo indietro negli anni Ottanta. Io ero molto giovane, ho iniziato intorno, diciamo, ai 17-18 anni. Ma grazie a un fidanzato che si chiama Claudio Simonetti, con cui ho avuto una bella storia e sono entrata nel mondo della musica. Dopodiché, ovviamente ho preso cognizione di tutto quello che erano le sale di registrazione, produzioni. Al tempo andava tantissimo la dance music. Tant'è che a forza di frequentare, perché Claudio poi non fece soltanto, come tutti sanno, brani dedicati a film dell'horror con certo. Suspiria, Profondo Rosso, eccetera, ma si dedicò anche a produzioni dance. Io non feci nulla con lui, però mi contattò una casa discografica dell'epoca molto molto importante che si chiamava Full Time. Sì. E si dedicava a tantissimi artisti di questo mondo. Mi contattò e mi disse: senti, tu devi cantare, noi abbiamo un brano per te. Io, ignara di tutto, dissi: no, guarda, io proprio non so cantare, lasciate, cioè cercate un'altra, ma non me. No, no, dai, dai, dai. Alla fine va bene, per me era un gioco, quindi conoscendo le sale di registrazione mi portarono in questa sala, registrai, tra l'altro registrai anche in un tempo brevissimo perché veloce nel sangue, sì, il sound musicale, perciò lo feci subito. Una cosa, una condizione misi, non mettetemi in copertina perché... Che ne potevo sapere? Non potevo sapere se avrebbe avuto successo oppure no. Al che dissi, dai, su, non fare così, però vinsi questa cosa. Non mi misero in copertina perché provarono a lanciare questo disco. E come tu sai, fu un successo. Perché intanto i DJ erano impazziti perché andava benissimo per mixare da un brano all'altro. Ma il titolo del brano qual era? Shame, che vuol dire vergogna, che poi vergogna in senso carino, non ti vergognare di tutto quello che ti succede, eccetera. Insomma, questo Shame poi andò in classifica nelle hit parade non solo italiane, ma di tutta Europa. A quel punto io fui costretta ad accettare questa benedetta copertina, tra l'altro molto carina, e fui protagonista, ospite di tanti festival importanti. Eccola qua, a partire dalla Germania, Spagna, Inghilterra, Grecia, girai tutta l'Europa. Fu un'esperienza... Cioè, ma questo è stato un successo incredibile, vero? Proprio sì, che sì. Non ti aspettavi neanche te poi alla fine. No, no, assolutamente no. Ovviamente poi con tutta la promozione italiana, al tempo c'era Disco Ring, tantissimi programmi musicali, tantissimi contenitori musicali, non me lo sarei mai aspettato. Ma come ti sei poi trovata, diciamo, nell'ambito proprio della televisione, ad essere su un palco, a cantare, a esibirti? Cioè, le tue sensazioni dentro, perché poi eri giovanissima, possiamo dire, sì, le prime esperienze. Ecco, come la sentivi dentro questa cosa? Guarda,
Poi questo che ti sto per dire si ricollega a quello che dico oggi ai giovani che seguo. Io la mia fortuna è stata quella di prenderla come un gioco. Io mi sono divertita tanto e mi sentivo una star, però rimanendo sempre con la mia umiltà, con il mio carattere. Non ho mai avuto la superiorità di pensare chissà chi fossi. E con questa cosa del gioco ebbi la fortuna di andare avanti in questo mondo. La sensazione che ho provato è stata veramente una sensazione di gioia, vedere tanta gente che era lì per me. E quindi poi piano piano ho acquisito e ho fatto subito l'abitudine a questa cosa. E poi nel frattempo, sai, quando tu inizi e entri nel mondo televisivo, si incrociano tante situazioni, erano anche altri tempi e devo dire che erano molto più agevolati di oggi. Quindi Produzioni Rai mi chiamarono, al tempo non c'era, Mediaset stava nascendo piano piano. Tante Produzioni Rai mi chiamarono a presentare perché avevo una dialettica anche È vero. abbastanza pulita. E quindi iniziai a presentare Disco Estate, Disco Inverno, un sacco di programmi su tutte le tre reti Rai, sempre musicali ovviamente, quindi anche lì bellissima esperienza perché ebbi modo di conoscere tantissimi artisti, da Eros Ramazzotti a Raff, a chiunque era in auge in quel periodo che tutt'oggi lo è. Certo. E questo. E poi c'è ovviamente un proseguo. Vado avanti? Sì, certo. Al che ovviamente continuai gli studi. La storia con Claudio Simonetti finì, ma tutt'oggi siamo molto amici. Finì perché, come tante storie, finiscono. E continuai per la mia strada, sia degli studi, mi laureai in lettere e presi la specializzazione in giornalismo. E fatalità, una mia seconda storia importante fu quella con un calciatore, Andrea Carnevale. E moltissimi lo sanno, quindi non ho problema a dirlo. Certo. Dopo diversi anni questa storia, e lì conobbi un'altra parte del mondo televisivo, cioè quello sportivo, a parte conoscere tanti calciatori, ma entrai proprio nel mood dello sport. Mentre la storia con Andrea finì per una serie di vicissitudini, durò veramente tanti anni. Abbiamo vissuto a Udine, a Napoli, soprattutto durante il periodo dello scudetto. E poi questa storia finì, ma io ero talmente entrata nel mondo sportivo, già scrivevo per il Guerin Sportivo. Già ero diventata proprio nell'ambito del giornalismo, finché Aldo Biscardi mi volle fortemente accanto a lui nel processo del lunedì. Da lì poi mi tenne in Rai per 8-9 anni e quindi da lì feci una carriera televisiva sportiva, conducendo tanti contenitori anche da sola, facendo poi insieme a lui, a parte il processo, i mondiali del 90. Sì. Quindi veramente un'esperienza meravigliosa. Poi, e quindi ero anche andata avanti negli anni, ero diventata sicuramente più donna e più grande. Poi arrivò un momento dove feci uno stop, perché al mio apice volli fare uno stop perché volevo ritrovare un pochino me stessa. Viaggiavo tanto, non ero mai a casa e attraverso mio cugino feci un bellissimo viaggio in Turchia. Lì rimasi 15 anni. Dici com'è questa cosa improvvisa? Perché conobbi quello che diventò mio marito. E fu una storia bella, intensa, soprattutto affascinata anche da questa terra orientale meravigliosa. Ho due figlie grandi
e tra un andare in Italia, un tornare in Turchia, eccetera, eccetera, sono passati 30 anni. E questa terra fa parte di me come fa parte l'Italia, ovviamente. Però poi finita la storia anche con mio marito, con cui io poi rimango sempre in ottimi rapporti. In ottimi rapporti. Sì, quello, sempre. Tra l'altro è anche il papà delle ragazze, quindi certo. E, una volta rientrata definitivamente in Italia, i giornali scrissero: è partita, coinvolta in questo amore orientale, eccetera. Rientro in Italia e trovo le cose completamente cambiate, anche se poi seguivo la televisione italiana. Avevo lasciato un'ottima scia, però col senno del poi mi feci un'analisi introspettiva con me stessa e dissi: ma perché io devo a tutti i costi riprendere la televisione quando con questo bagaglio di esperienza posso io regalare e dare tanto del mio know-how ad altre persone che vogliono fare il mio percorso? E quindi iniziai con le produzioni televisive a diventare io produttrice, anche autrice di vari programmi che sono andati in onda, e iniziai anche a dedicarmi ai grandi eventi. Poi è arrivato il Covid, come tutti sappiamo, e ha penalizzato tantissimo il nostro settore musicale, di fermo obbligatorio, e anche lì, finito il Covid, quindi da circa un anno, mi sono resettata, per così dire, e ho dovuto riprendere. Un po' di situazioni. Certo. Oggi ho ripreso delle belle situazioni che stanno prendendo vita, prendendo forma. Come dici tu, non mi fermo mai. Oh, infatti, ti vedo, sei sempre super impegnata di qua, di là, manifestazioni, eventi. Sì, perché mi voglio mettere sempre in gioco e questo credo che sia la mia chiave di lettura migliore, quella di rimettermi in gioco con tanta positività. Ecco, guarda, ti ho fatto un sunto bello veloce, però questo è il concentrato più importante del mio percorso artistico. E ti ringrazio. Io volevo tornare indietro, però, negli anni Ottanta. Praticamente, visto come sono io appassionato di musica e di dance, dopo Shame ci fu un follow-up, se non vado errato. Sì. Allora, dopo Shame, perché ripeto, io non volevo diventare una cantante. Io avevo altre mire, altri obiettivi. Ci fu un disco che non fu promosso a livello di distribuzione, Let Me Down, che però fu uno dei primi video molto belli su YouTube, ancora, cioè ci sono tantissime cose mie. Faccio e vedere. La sigla di Sereno Variabile. Ah, ok. Sì, questo, esatto. E questo video fu davvero molto carino, girato con la troupe Rai, girato tra l'altro a Riccione, in una delle discoteche più ambite dell'epoca. E questo poi mi fece capire, ti ho detto prima che in contemporanea io stavo iniziando a condurre dei programmi musicali. E quindi poi questa è stata la mia strada. Diciamo che musicalmente ho fatto poco con grande successo per poi indirizzarmi su quello che effettivamente volevo fare, cioè la conduzione. Certo. E poi ecco, a livello di cronaca c'è stato anche Che Calor. Sì, c'è stato anche questo, è stato diciamo tutto insieme, tutto in tutto quel insieme, periodo. Sì. E poi c'era anche questo Broken Heart, vero? Però non furono tanto. Allora, quando io non sono convinta di fare delle cose, fatalità poi non rendono. E non ero convinta di farli, però mi legava un contratto discografico. Sì. E quindi come tale dovevo farlo. Comunque, ecco, Stefani, diciamo, sto percependo, giustamente, poi ognuno ha la sua vita, ha le sue obiettivi,
diciamo, questa parentesi della Stefani cantante è stata proprio, come dici te, una cosa, ero lì, non volevo farla, facciamo questi pezzi, poi finiamola lì. Però noi da appassionati, ti posso dire che te sei rimasta nei nostri cuori. Perché è stato un periodo molto... Cioè, intenso. Capisci l'importanza? Ora, ovviamente te, diciamo, hai fatto un percorso straordinario, sto facendo un percorso straordinario, però a livello proprio musicale, per noi appassionati che andavamo in discoteca, che compravamo i dischi, 45 giri, cioè Stefani è uno dei must a livello proprio mondiale, soprattutto, te lo dico sinceramente perché, ripeto, in questo anno e mezzo di chiacchierate, quanti messaggi ho avuto in privato dei peruviani, dei messicani che ti stavano cercando. Cioè, Cappina, lo so che è andato fortissimo. Mi hanno tra l'altro contattato per un festival, potersi pure che ci vado se mi gira. E, sì, perché questo disco ha avuto talmente tanto successo. Cioè, incredibile. È durato più di un anno. Sì. Di solito un artista in un anno ne fa due o tre di produzioni. Io con questa sono andata avanti alla grande, lo so, vedi? I casi proprio, della vita. No, è proprio i casi della vita, cioè, te eri lì di passaggio, hai lasciato una traccia che forse non ti rendevi conto, però miravi ad altri obiettivi che ovviamente hanno costruito la tua vita, il lavoro a livello professionale. Però io tante volte da appassionato dico, cavolo, ma ti rendi conto che adesso io da qui davanti, Stefani, quante volte l'ho vista in televisione, quante l'ho vista nelle trasmissioni televisive dove cantava, dove era lì, cioè, e te la vivi, no, come, vabbè, è un passaggio, dai, ero lì. Sì, esatto. È incredibile. Però vedi, a volte, ecco, in questo periodo sto selezionando in tutta Italia tanti ragazzi, perché noi stiamo preparando anche dei contest musicali, e questo contest che avrà la sua chiusura alla fine di settembre a Bellaria, Igea Marina, che è in provincia di Rimini, perché Bellaria è la città di Raffaella Carrà e questo contest è dedicato proprio a lei, e infatti si chiama Rumore. E stiamo selezionando in tutta e tutta Italia sia ballo che canto che recitazione. Siamo arrivati a oltre 3.000 iscrizioni, quindi sono tanti ragazzi. Quando io e ovviamente la produzione tutta di Rumore, quando ci troviamo davanti a loro, la cosa che diciamo sempre è quella intanto di essere adeguati con i tempi di oggi. Non si può pensare di vestirsi in un modo sbagliato, parlare in un modo sbagliato, proporsi e non saper stare sul palco. Bisogna essere pronti perché la concorrenza è tantissima e quindi se tu vuoi arrivare devi essere oltre la concorrenza. E poi una cosa primaria che dico io è quella forte del mio passato. È quella di prendere le cose con un animo più leggero. Se devono arrivare, arrivano, sicuramente con tanta preparazione, sicuramente avendo un coach che ti affianca e che ti insegna tutte le tecniche principali. Però la testa non deve essere accanita, perché se c'è l'accanimento ti distruggi, ti autodistruggi, perché vivi male. Perché magari con il triplo della difficoltà riesci a raggiungere dei piccoli traguardi, ma non è mai quello che vuoi. Quindi bisogna fare proprio un home, un relax. Certo, essere circondati da persone che ti guidano, perché se non hai quello non arrivi da nessuna parte. Avere la preparazione adeguata, ma non avere l'accanimento. Messaggi molto importanti, amici. Sì, assolutamente sì, per questi giovani ragazzi. Ti voglio fare l'ultima domanda, ma il tuo ricordo più bello della tua carriera? Ce l'hai uno che mette al primo posto? Sì, ce l'ho. È anche frivolo. È frivolo perché ero ad Atene al festival che può essere paragonato al Festival di Sanremo nostro. Questo festival meraviglioso ad Atene, dove io ero tra gli ospiti. E arrivai con
macchina speciale, bodyguard, sembrava veramente quella del film di Whitney Houston. Entro, fanno per aprire la porta del camerino e c'era grande difficoltà ad aprirla. Ci mettiamo i bodyguard tutti davanti, che sarà che non sarà. Aprono e un armatore aveva riempito il camerino di rose, di fiori. Io non potevo entrare. Quindi hanno dovuto smaltire questo camerino molto grande, hanno dovuto smaltire il camerino, togliere tutti i fiori e poi c'era un biglietto: io sarò lì davanti a tutti solo per te. Ma io ho detto: chi è questo? Mi sono incuriosita. E davanti a me nessuno ha saputo indicarmi chi fosse perché ero pieno di armatori. Erano tutte le personalità più ambite della Grecia, di Atene, politici, eccetera, tutti in primo piano. Quindi io me li sono guardati tutti, ho cantato per loro e per questo foltissimo pubblico. E queste rose che piovevano sul palco, devo dire, ho avuto sempre grandi soddisfazioni quando sono stata ospite un po' di qua e un po' di là. Ma quella della Grecia di Atene mi rimase Proprio proprio al top, al insomma. top, ho detto oddio, perché fu poi una delle prime. E quindi ho detto: mamma mia, a questo livello sto. Perché io poi sono rimasta sempre una persona semplice, cioè non. E forse è stata anche questa la mia fortuna, il bello di essere sempre viva e positiva alla vita. Certo, comunque ecco, mi dicevi insomma che hai avuto molti partner con, diciamo, televisivi, ma c'è stato soprattutto un personaggio dove ti sei rimasta molto legata nel tempo. Guarda, io ho conosciuto anche Maurizio Costanzo. Allora, i due principali sono stati Costanzo e E Biscardi, Biscardi, certo. ma soprattutto Aldo. Aldo mi ha proprio incoraggiata, seguita. Era divertente quando lui mi parlava, mi chiamava Stefani con questa sci. Però, Bene. grande, grande mente assoluta, e quindi ho imparato tante cose da lui e lo devo proprio ringraziare. Ora non c'è più, però sì, lui è stato il mio mentore. Bene, bene, Stefano, dai, una carriera straordinaria, ti faccio i miei complimenti, anche per tutto il futuro. Ripeto, per tutto quello che farai, Stephanie, dai, ci vuoi salutare con qualche altra chicchina o no? Beh, te ne ho dette tante, dai, no, te le ho dette tante, va bene così e ti ringrazio veramente, sei stato molto carino, ringrazio Grazie te e ringrazio tutti coloro che ancora si ricordano di me, mi ascoltano e vi mando un bacio grandissimo. Ma ciao! grande Stefani, grande. Ti ringrazio ancora della tua dolcezza, della tua professionalità, di tutto quello che ci hai dato. Gli amici vi aspetto tutti alla prossima puntata. Un grosso abbraccio da Massimo, da Stefani. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
Stefani. Passo subito la linea alla scheda di Nesti, che questa sera ha per titolo La caduta degli dèi. A te, Carlo. Un divertentissimo servizio su Maradona e sul Napoli. Guardiamolo insieme. Però dei saluti, gli auguri più sentiti del processo del lunedì a nome di tutti gli sportivi italiani alle nostre squadre impegnate dopodomani nelle coppe europee. Facciamolo. Buonanotte. Con un grande applauso. Ne parleremo insieme, un grosso applauso a Stefani. E questa davvero grande Olanda, con i suoi campioni più celebri, i nostri ospiti tra poco, con la sua storia passata e recente. Siamo a Milanello, nel quartier generale del Milan, campione d'Europa. Siamo ora in studio a Roma per discutere dell'Inghilterra di ieri, di oggi e di domani. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Videosport. Tra brevissimo ci collegheremo in diretta con Parigi per trasmettervi l'incontro di rugby tra Francia e Irlanda. Realizzata da Silvio Sarta nel ritiro azzurro di Coverciano. Quindi sentiamo e vediamo l'intervista.